Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, qui piove, sole, piove, sole, piove. Comunque, la primavera. Ma te ce l'hai il giardino? Io ho un pezzettino. Ti cresce l'erba? L'erbaccia. Madonna mia, non si fa pari a tagliare l'erba. La tagli e tra tre giorni è nuovo uguale. Venerdì ero distrutta, forse taglia l'erba. E cresce, capirai, sole, pioggia, questo è l'ideale. Sì. Vabbè, e qui invece siamo vicino alla scuola del Gattolino che confina con questo bellissimo immobile di proprietà dell'amministrazione. Più che cresce che crolla qui. Più che cresce che crolla, come vedi, qui abbiamo fatto il giardino all'interno della struttura. All'interno. Sì, perché le piante sono all'interno della struttura. Crollato il tetto, è nato un bel sambuco e quindi... Sambuco, si faceva cerbottani. Cerbottani. Ma senti, ma che cosa c'era qui dentro? Oh, guarda, non lo so. Dai, sempre... io sono venuto apposta per saperlo. Lo so. È sempre stato così. Sinceramente non lo so. È sempre stato così. Da quando lo sei nato è stato così. Sempre è stato così. Qui c'è stato anche qualche privato che ha cercato di acquistarlo, che ha cercato di fare delle operazioni. Non gli sono state fatte fare perché, non lo so, urbanistica, non è possibile. E questo è il risultato. Questo immobile è completamente distrutto e fra un po', visto che c'è non è di nessuno del comune. E visto che ci sono necessità di parcheggi in questa zona, forse sarebbe il caso di buttare giù tutto e farci dei parcheggi. Non mi dico sta cena perché me lo ricordo, andrebbe a cercare il quaratino di qua, ma la quaratino è spostata anche lui, quindi ci viene anche lui. Lui sapeva. Boh, qui sembra che qualcosa addirittura sotto, vedi? Ci fosse qualcosa anche sotto. Eh sì, perché vedi c'è la terra, c'è l'arcata. Ci sono. Sicuramente. Ci fosse qualcosa anche sotto. Certo, è rimasto, come possiamo dire, un relitto in mezzo a. Abbandonato in mezzo alla città. È veramente una vergogna una scossa del genere. L'amministrazione comunale naturalmente non riesce a venderlo perché vuole vendere a nessuno. Qui perché poi dovrebbe dare anche un po' di esterno dove ci sono i parcheggi. Effettivamente qui sotto ci deve essere qualcosa, no? Oltre la terra. Sicuramente sì, perché lì con quelle arcate ti fanno capire che qualcosa sotto c'era. Ora non mi chiede cosa c'era, ti ripeto, perché io l'ho sempre visto così e non ci ho mai visto niente. E qui guarda. Qui il muro sta gonfiando, fa un po' viene addosso qualche macchina. Sì. L'amministrazione comunale continua a non prenderlo in considerazione e non farci niente. Faccia una bella cosa, assessore al patrimonio del comune di Arezzo, faccia una bella cosa, ci porti le ruspe, recuperi queste pietre che sono importanti, le mette in magazzino senza che poi facciano brutte fine come hanno fatto altre volte, se le porta al magazzino. E ci fa un bel parcheggio, così almeno la gente avrà disposto in un parcheggio, visto che in questo modo qui è veramente una vergogna lasciarlo. Eh sì, che poi sarebbe il prolungamento di questo parcheggio qui, se vogliamo. Sì, sì, ma anche questa struttura qui è sempre del comune. Sì, tutto qui. Ma sì. Però fino a questa casa qua gialla? La casa è proprietà privata. Qui è attaccata però a una casa. È attaccata. Che come fai a demolirla, scusa? Che vuol dire? La demolisci fino all'attaccatura della casa, poi la casa la lascia. Non è bello, stai in casa, ti arriva uno con la cuspa e... E che vuol dire? Lo può fare, lo può fare. Lo può fare. E ci credo che lo può fare. Poi per di più che il privato lì ha chiesto di abbatterla quella casa, di costruire l'ex novo, ma non gliela fanno fare. Qui potrebbe essere l'occasione. E di fargliela fare, ma non gliela fanno fare. Perché non gli dà, scusa, se gli fa la casa? Ma perché sicuramente vuole farlo leggermente in modo diverso e invece... perché qui invece è tutto uguale. Qui l'unico modo, qui lui può poterla rifare, bisogna che non butti giù... La casa è fatta a modo suo. Non butti giù le mura, bisogna la tenga così com'è, perché sennò altrimenti se la butta giù tutta ex novo non può ricostruire. Poi è bello grande. È bello grande, sì. Dentro non c'è assolutamente niente qui. Forse qui sopra che c'è una terrazza del Però scusa, forse da da lì forse da lassù c'è un accesso? Non lo so, non lo vedo. Sembra di vedere un'antenna, ma non vorrei sbagliare. Vabbè, comunque sia la proprietà è sempre del comune. Questo è tutto del comune. Tutto del comune. Quindi pare che qua su ci sia una parte, però lì c'è sembra un tetto però. Sì, qui c'è il tetto. La parte finale sembra di no. Non si può sapere. No, di là no. Senti, tu che sei anche esperto di reperti. Di ortica. No, parte ortica. Questi cosi di ferro cosa sono? Attaccati cos'è? Cosa sono? Servono per tenere il muro che non crolli. E quindi di che anno può essere? Questo subito dopo guerra. Subito dopo la guerra. Sicuramente c'è un ferro che va da parte a parte che viene legata alla struttura. Comunque insomma l'aria merita sicuramente un bel intervento, no? Lo sai operatore che sta facendo? Sto cercando le siringhe. Sì, appassionato di siringhe. Eh sì.
Da guardare, eh? L'hai trovata? No, oh, meno male. Da guardare, eh? Sì, sì. Va bene, e cosa si vede lì? C'è la finestrina. Guarda, affacciati su. Togli l'erba, bravo. Che si vede? C'è una porta. Ah, no, ma c'è il tetto anche qui, eh. È crollato il tetto anche crollato? Qui. Sì, sì, guarda la luce che c'è. È crollato. Eh sì, c'è tutti i calcinacci per terra. Sì, 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 sì. Cioè, è anche pericoloso perché. Ci credo. Prima o poi viene in capo a qualcuno questo. E si dica. Sfortuna! Ma esiste anche nel comune di Arezzo un documento di questo immobile? Da porca miseria, fai l'ufficio patrimonio e dicono tutto. Tutto. Diranno, porca miseria, che sfortuna, visto, è passato casualmente proprio nel momento in cui crollava. Chi l'avrebbe mai detto che crollava un muro così resistente? Qua cade per davvero bene. Sì, è tutto in qua. Tutto in fuori. Sì. Bene. Va bene. Speriamo che. Speriamo che qualcuno guardi questo servizio dell'ufficio patrimonio e se non altro ci metta le transenne, così almeno la gente non si avvicinerà. Perché penso che sia il caso di metterci qualcosa. Eh sì, direi proprio di sì. A domani. Ciao.